Nell'ultimo video abbiamo parlato dei 5 errori più comuni di quando una persona va a fare una lancia spolata. E il primo era vestirsi in modo errato. Oggi vediamo però come vestirsi nel modo corretto e come organizzare i vari strati. Iniziamo dal pantalone, vedere quali combinazioni possiamo fare, perché abbiamo un'alternativa e possiamo prendere o semplicemente un pantalone soft shell oppure una combinazione di pantalone intimo termico più hard shell. Il soft shell ha della sua sicuramente che, essendo un singolo capo, costerà di meno rispetto a due capi. È un capo che è pensato per tenerci sia al caldo sia all'asciutto. Ha all'interno già un'imbottitura appunto per tenerci al caldo, ma all'asciutto non ha una vera e propria membrana, è più un'idrorepellenza che ci terrà comunque lontano dalla neve e dall'acqua, ma se dovessimo prendere una forte nevicata o una forte pioggia, comunque il pantalone si bagnerà. Di contro è che appunto sono due pantaloni mischiati insieme, quindi se avremo caldo non potremo andare a togliere uno strato per aumentare la traspirabilità, e che comunque ti farà sempre sudare perché appunto la parte di imbottitura non puoi andare a toglierla. La combinazione invece di hard shell e intimo termico è quella combinazione che invece ci permette di poter utilizzare magari solo l'intimo termico se dovessimo avere tanto caldo, così da poter far uscire tutta l'aria calda ed evitare di sudare, o allo stesso modo anche utilizzare le cerniere presenti sui vari pantaloni hard shell. Se invece dovessimo trovare dell'acqua, comunque per andare a fare una ciaspolata sotto una forte nevicata, le membrane presenti negli hard shell ci terranno sicuramente asciutti da tutte le intemperie. Ma quando ha senso acquistare uno e quando l'altro? Il soft shell ve lo consiglio se dovete fare delle ciaspolate molto semplici, in piano, dove si suda poco, dove siete sicuri poi che sarà una giornata in cui non prenderete acqua. La combinazione invece di intimo hard shell ve la consiglio se dovete fare delle ciaspolate belle intense, con tanta parte aerobica, dove andrete a sudare tanto e dove avrete bisogno di tanta traspirabilità. E in più anche se dovete andare a fare una ciaspolata con tempo avverso o siete sicuri che arriverà neve. Per quanto riguarda la parte superiore invece, sicuramente a contatto con la pelle dovremo avere un intimo termico. L'intimo termico deve tenerci sia al caldo che comunque essere molto traspirante, perché la sua peculiarità numero uno adesso è proprio quello di prendere il nostro sudore e farlo portare all'esterno, in modo tale che non ristagni a contatto con la pelle. Quindi mi raccomando, un bel intimo termico, ma che sia veramente traspirante. Se volete qualche consiglio per l'acquisto, se avete poco budget vi consiglio anche dell'intimo termico di Decathlon. Se avete un budget medio, io mi ero trovato molto bene con l'abbigliamento di Oxyburn. Se invece avete un bel budget, X-Bionic, che lì non sbagliate mai. Poi di tutti, naturalmente, vi lascio il link qua sotto in descrizione per andare a vedere le recensioni dettagliate dei singoli prodotti. Passando invece al secondo strato, è lui che deve tenerci veramente al caldo. Il secondo strato è pensato appunto per andare a tenerci al caldo, iniziare a isolarci un po' anche dagli elementi, perché molti secondi strati sono un po' idrorepellenti e comunque ci tengono un po' isolati dal vento. È la cosa principale che ci devono tenere al caldo. Parlando di materiali, sicuramente una buona idea può essere un micropile o anche un Polartec. Parlando un attimo di prodotti, anche qua la fascia economica del Decathlon ci può stare se avete poco budget. A metà possiamo trovare Alpen Plus e Anna come marchi. Se invece avete un bel budget, beh, lì i marchi che producono abbigliamento invernale ce ne sono tantissimi. Se avete un bel budget vi consiglio di andare direttamente sul Polartec, che lì non sbagliate mai. Infine, per quanto riguarda il terzo e il quarto strato, anche qua abbiamo due alternative: o il soft shell singolo oppure la combinazione di hard shell più piumino. Come per il pantalone, anche qua ci sono delle differenze. Il soft shell ha il compito sia di tenerci al caldo che di isolarci dagli elementi, però è idrorepellente, mentre la combinazione di hard shell e piumino, ognuno dei due capi svolge una funzione diversa, appunto quella di hard shell di isolarci da acqua e vento e il piumino di tenerci al caldo. Il pro sicuramente del soft shell, come per i pantaloni, che costa poco. Un singolo capo sarà sempre più economico di due. E invece per quanto riguarda i difetti è che sotto una nevicata bella intensa il soft shell comunque tenderà a bagnarsi. Se invece dovremo utilizzarlo per proteggerci dal vento, non potremo per esempio andare a togliere la parte calda, quindi rischieremo di sudare molto e non poterlo togliere. Per quanto riguarda invece la combinazione di hard shell e piumino, personalmente è quella che più vi consiglio in tutti i casi. Perché innanzitutto gli hard shell sono impermeabili, hanno delle colonne d'acqua e tengono fuori tutti gli elementi. E soprattutto poi un piumino vi terrà sempre più al caldo di un soft shell. La combinazione piumino e hard shell veramente è quella che più vi consiglio per essere sicuri anche di tornare a casa e non aver avuto problemi durante la vostra escursione. Perciò ragazzi, ora che sapete come vestirvi per andare a fare una lancia spolata,
Mi raccomando, non sbagliate mai e non dimenticatevi mai nessuno strato a casa. In aggiunta sempre anche occhiali e crema solare. E nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!